Buongiorno a tutti da parte di Massimo Verso. Sono passati un paio di giorni ormai dalla vittoria della Roma e dalla qualificazione alle semifinali contro il Feyenoord. Una Roma compatta, solida, con tratti sprassi di bel gioco e contro una squadra che è comunque prima nel campionato olandese e che comunque ha ottime individualità, almeno dalla cintola in su. In difesa un po' meno, ma una Roma con giocatori mezzi acciaccati, importantissimi per questa squadra come Dybala, e la prova è stata quando è entrato in campo Dybala, che è lui che ci ha portato alle semifinali, con l'aiuto naturalmente di tutti gli altri giocatori che hanno fatto la loro parte, hanno giocato tutti sopra le loro possibilità, alcuni. Purtroppo poi ci hanno colpito due infortuni molto importanti e determinati per l'economia di questa squadra, come Smalling, che ormai erano una sequela di partite, che non aveva più infortuni, cosa che gli era capitato gli anni scorsi. Comunque, e Wijnaldum, che evidentemente non era destinato a giocare contro la sua squadra. La Roma ha dimostrato sul campo e soprattutto tra la partita di andata e ritorno di essere superiore al Feyenoord, perché se andiamo a contare le occasioni, la Roma ha fatto 4 gol, ha colpito 4 pali tra l'andata e ritorno e si è mangiata un calcio di rigore, ha sbagliato un calcio di rigore, quindi il punteggio poteva finire ancora con un punteggio più roboante. Gli olandesi, a differenza di quello che dissero dopo la finale di Conference League, hanno ammesso, anche se ho torto collo, che la Roma era una grande squadra e che hanno perso contro una grande squadra. E la mia domanda è questa: come mai la Roma, la vorrei da voi una risposta, io secondo me ce l'avrei anche la risposta. Comunque, come mai negli ultimi 6 anni la Roma ha fatto 4 finali, 4 semifinali di Europa e in tutte e 3 le competizioni, Europa League, Champions League e Conference League, che poi ha vinto, e soprattutto la Champions League contro il Liverpool, soltanto 2 arbitri scandalosi e vergognosi, soprattutto quello del ritorno, che negarono dei rigori clamorosi alla Roma e non gli permisero di arrivare in finale. Come mai in 6 anni arriva a queste, in Europa si fa rispettare, è decima nel ranking europeo, e in Italia sono ormai anni dall'epoca di Spalletti, quindi dal 2009 che la Roma non arriva più del sesto, quinto, settimo posto. È vero che non è una grandissima squadra, ma non è certamente inferiore a tante altre squadre di alta classifica, perché lo sta dimostrando quest'anno, dove ha più continuità e dove nonostante alcuni torti arbitrali e vessazioni, arbitri che evidentemente non sono sereni oppure non sono in buona giornata quando arbitrano a Roma. Io so solo che una serie di arbitri sono sempre quelli che arbitrano a Roma, e le altre squadre questi ci vanno una volta ogni tanto. Non so qual è il motivo. Comunque a voi cari amici, fare una riflessione e stabilire quali sono i motivi per cui la Roma in Europa è un'altra squadra rispetto, forse è una squadra strutturata per le competizioni e per le partite secche o le partite andate e ritorno evidentemente, e non per un giro come il Giro d'Italia, insomma, a tappe, una corsa a tappe. E ora ci aspetta una serie di partite molto importanti e che non so se riusciremo attraverso queste partite ad arrivare nella qualificazione per la qualificazione di Champions League, perché abbiamo Inter, Milan, lunedì abbiamo l'Atalanta, tutte partite, alcune saranno effettuate dopo la semifinale contro il Bayer Leverkusen e contro squadre che anche loro stanno lottando per la Champions League, e il loro blasone gli dà un punto di vantaggio nei confronti della Roma, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi questi infortuni, Smalling e
è un infortunio molto importante, anche se abbiamo visto che Llorente ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, non più una riserva ma un quarto titolare, e speriamo di recuperare gli infortunati, speriamo che giocatori come Abraham ritrovino il fiuto del gol e che Dybala possa sostenere 3 partite a settimana. E comunque la Roma comunque vada, sta facendo un campionato sopra le aspettative per molti, ma secondo me e secondo la sua reale forza, la sua organico che è abbastanza ampio, almeno in alcuni reparti, perché se così non fosse stato, con gli infortuni che ha avuto forse sarebbe caduta molto, molto in basso. Comunque, sempre forza Roma, buon fine settimana a tutti e a risentirci alla prossima.